sentenza, in modo che prima che sia terminato l'esame degli imputati, volevo fare delle produzioni documentali su alcuni aspetti che sono emersi peraltro nell'esame stesso, perciò sono strettamente collegati. In sostanza si è parlato del carabiniere Macauda Domenico. Macauda Domenico venne arrestato nel giugno dell'88 per fatti relativi a depistaggi sull'assassinio dei carabinieri a Castelmaggiore, venne tratto a giudizio nell'ottobre dell'88, c'è un'ordinanza dibattimentale che interessa peraltro poi in discussione finale, ne dovrò riparlare, del 29 novembre 88 e una sentenza di primo grado del 6 dicembre 88. Questa al fine capirà la Corte di intendere che questo fatto divenne pubblico in tempi strettamente ravvicinati alla Commissione delle Condotte e per quant'altro poi ogni parte potrà dedurre. Deposito poi la richiesta di rinvio a giudizio che mi è stata notificata a Bologna per l'episodio di Castelmaggiore, omicidio Stasi e Riu, e per un episodio del 15 gennaio 91 in cui in occasione della rapina ad un distributore di benzina venne ferito fra gli altri il maresciallo dei carabinieri Emanuele Tamiazzo, questo in relazione a quanto dichiarato da Roberto Savi che fra i fatti bolognesi e i fatti della Riviera vi era una differenza collegata all'uso delle armi, alla particolare qualità delle armi nell'uno e negli altri episodi, a dimostrazione che questo appunto non è sorretto. Avvocato Monteleone per Eredi, Mirri e Merendi. Signor Savi, mi riferisco alle dichiarazioni rese da Angelini Maria Grazia il 28 novembre 1994 al pubblico ministero che sono state lette in udienza e acquisite agli atti. Sua moglie sostiene che lei gli riferì testualmente quando lessi sul Carlino che avevano, mi riferisco all'episodio Grossi, settembre-ottobre 1987. E se non erro lei sul fatto ha negato di essere l'esecutore materiale di questa estorsione, di essere l'esecutore materiale del tentato omicidio. Quando lessi sul Carlino che avevano sparato nei confronti della vetrata del concessionario, gli chiesi se fosse stato lui, egli mi rispose in senso affermativo. È vero o non è vero? Io non mi ricordo di aver risposto in senso affermativo. Può darsi che abbia fatto un cenno per dire sì, così tenete zitta. Per chiudere il discorso, ecco. Dunque, poi sua moglie torna successivamente sull'argomento a seguito di lettura dei giornali, chiesi nuovamente a Fabio se lui e i suoi fratelli fossero coinvolti nella sparatoria e lui mi rispose affermativamente dicendo che era loro intenzione scucire del denaro al Grossi. Mia moglie ha dichiarato che dopo un certo periodo, quando i suoi sospetti si fecero più forti, per ogni cosa che noi c'entrassimo o non c'entrassimo, ogni articolo che leggeva sul giornale, letti sul giornale, mi rivolgeva la domanda in ogni occasione, per ogni fatto che poteva leggere sul giornale. Sì. No, io le ho fatto una domanda. Queste sono testuali parole di sua moglie. È vero o non è vero che lei ammise con sua moglie di essere coinvolto nella sparatoria in cui rimase ferito Mosca? Quando una persona mi insiste continuamente, siete stati voi, siete stati voi, siete stati voi, non c'è modo di dirgli diversamente, alla fine gli dico sì, così sei contenta, basta.
Posso averglielo detto, ecco, adesso io non mi ricordo i discorsi quali erano. Per accontentare sua moglie lei ammise di aver tentato di uccidere un poliziotto. Se quella insiste, momento. Benissimo, d'accordo. Uccidere un poliziotto. Il poliziotto è stato ferito, voi insistete con l'omicidio quando no, ferimento. No, vabbè, comunque sparare a rappresentanti delle forze dell'ordine, lasciamo stare se quella è morto. Se quella è convinta che sono stato io, alla fine, d'accordo. Se non c'è modo di fargli cambiare idea, gli dico che sì, va bene, sono stato io, buonanotte. Sì, sempre per quanto riguarda questo interrogatorio, passando all'episodio Coccelle del gennaio 1988, sua moglie Pale dice, egli mi ha risposto affermativamente dicendo che gli autori di quel reato, tentata rapina nella quale fu uccisa una guardia giurata, dicendo appunto che gli autori di quel reato erano stati loro, e cioè lui e i suoi due fratelli. È vero o non è vero? Identico come prima. Ah, sempre per tacitare sua moglie, lei ammise è di sempre aver lo stesso ucciso. Discorso. Poi bisogna vedere cosa gli ha fatto dire durante gli interrogatori. Perché durante gli interrogatori. Questo non è un problema mio, sarà un problema che riguarda lei e il pubblico. Una ministero. Persona come mia moglie, che non ha mai avuto, diciamo, una multa, non ha mai avuto niente di. Viene terrorizzata, logicamente. Sì. E a quel punto lì dice quello che gli altri vogliono sentire. Questo sarà un problema che lei eventualmente gestirà col pubblico ministero, non è affar mio se eventualmente il pubblico ministero a suo avviso ha esercitato pressioni sulla teste. Dunque, verrei, signor Fabio Savi, al problema, l'episodio Merendi. Lei, se non vado errato, ha negato la partecipazione materiale, ha negato di aver sparato a Merendi Edoardo, ha ammesso, se non erro, mi corregga se sbaglio, di aver fornito le armi agli esecutori materiali. Ora, io con la massima sintesi possibile le ricorderei una sua dichiarazione resa al pubblico ministero 16.595, che è stato un interrogatorio che è stato trascritto. Lei dice, riferendosi all'incontro che ha avuto con Merendi, niente, io sono salito in macchina con lui, prima sono arrivato lì al finestrino mentre stava leggendo il giornale, gli ho fatto vedere che avevo una pistola sotto la giacca. Questa circostanza specifica, lei in che modo è stato in grado di riferirla al pubblico ministero il 16 maggio del 95? Lo stesso modo in cui ho preso le altre. Da altre persone, dai giornali e dai vari discorsi fatti. Sì, questo anche per oggi abbiamo compagnia, abbiamo visite, abbiamo compagnia, io cominciai a parlare col direttore. Cioè questa è una frase che lei ha attribuito a Merendi. Cioè lei nell'interrogatorio al pubblico ministero, attribuendo questa frase a Merendi, oggi abbiamo compagnia, riferita al direttore, abbiamo visite, abbiamo compagnia e io cominciai a parlare con il direttore. Su questo specifico circostanza lei è in grado di... Non vedo cos'altro avrebbe potuto dire. No, io voglio sapere, siccome lei nega di aver commesso questa rapina materialmente, mi interessa sapere come lei ha appreso questa circostanza che poi ha riferito al pubblico ministero. Le ho già risposto, non vedo cos'altro avrebbe potuto dire per quanto riguarda quello che io ho dichiarato. Io non le sto rispondendo, se mi fa rispondere... Sì, io le faccio rispondere, però io non voglio da lei un giudizio, io voglio una risposta, io voglio sapere se, come lei è stato in grado di riferire questa circostanza al pubblico ministero, come l'ha presa? Le rispondo allo stesso modo, mettendola in un'altra forma. Quando il pubblico ministero mi domandò cosa, presumo che la domanda fosse questa, cosa ha detto Merendi, come si è comportato, sì. Io non vedo altre domande, cioè non vedo altri discorsi che Merendi poteva fare in quel momento se non avvicinarsi al direttore e dire abbiamo compagnia, cos'altro avrebbe potuto dire. E poi bisogna vedere se questa quindi frase... Quindi ci sarebbe una singolare coincidenza tra quello che effettivamente Merendi ha detto il giorno della rapina e quello che lei presume che una vittima di una rapina può dire in una determinata circostanza. Perché Merendi può ricordarsi le precise parole a distanza di tanti anni? Beh, lasci stare, questo è un oggetto di valutazione. Io le dico che Merendi ha detto questa frase. Lei mi dice che questa frase l'ha pensata lei, quindi. Ha pensato che Merendi avesse potuto dire una frase del genere. Lei mi dimostri che Merendi ha detto questa frase? Va bene, sì, glielo dimostrerò.
Bene. E sempre sulla rapina, sull'episodio di Merendi, lei ha riferito ad un certo punto che suo fratello le disse, riferito a Merendi, puniscilo. Lei ha detto, però io avrei punito il direttore, in questo caso, non lui, che tra l'altro era stato, non dico cortese, però non aveva fatto niente di, puntini, ed ancora, a domanda del pubblico ministero, perché non ha punito il direttore? Lei dice, perché è venuto fuori lui, Roberto ha preso lui per uscire, perché io volevo prendere il direttore, però Roberto ha preso lui. Mi può spiegare come ha preso questa circostanza? Questi non sono dati di fatto. Se lei mi dice che io parlo di supposizioni, no, quando le rispondo, io parlo di supposizioni, no, che questo fatto non lei sono dati di ha, fatto. In questo interrogatorio ha descritto una modalità della rapina e ha descritto per quale motivo è stato colpito Merendi. E addirittura lei ha detto, riferendosi alla sua decisione, a quello che lei in quel momento voleva fare, ha detto al pubblico ministero, io non avrei preso Merendi, io avrei preso il direttore. Questa non è una mia supposizione, quello che lei ha detto al pubblico ministero è stato verbalizzato. Ora io le dico, se lei non è la persona presente, come si sta difendendo in questo senso, se lei non è la persona presente ai fatti, come è in grado di riferire questa specifica circostanza? Cioè a dire che il rapinatore, invece di sparare a Merendi, voleva sparare al direttore o comunque, per essere più precisi, invece di uscire con Merendi, voleva uscire col direttore. Lei ha modo di provarmi il contrario? Ma io non le devo provare il contrario. E lei mi parla di supposizioni, io le parlo di supposizioni sue. No, io le faccio una domanda, lei mi deve rispondere se vuole. Sì, mi deve spiegare questo fatto, perché non ero io a dire al pubblico ministero volevo uscire col direttore o volevo uscire con Merendi. Io come faccio a dirle quello che avrei voluto o non avrei voluto? Io di cose che avrei voluto o non avrei voluto ne ho dette tante. Qui non ci sono prove per dimostrare quello che mi è stato appena contestato. Sul fatto, io le sono mie dichiarazioni ne ho fatte tante, visto che le ho ritrattate. Io le sto dicendo. Voi mi venite a contestare delle cose, di mie supposizioni, di miei avrei voluto. Lei faccia il suo mestiere di imputato, che io faccio il mio mestiere di avvocato. Allora su questo non le rispondo. Ah, bene, ho capito. Niente, comunque, chiedo scusa. Comunque, il testo, l'imputato aveva già risposto, ha detto da che cosa ha preso e che motivazioni aveva. No, su questa circostanza io le ho fatto una domanda specifica, siccome questa è una valutazione. Ma sono supposizioni sue, ti ha detto, ha inventato determinate fatti. Lo dice la collega che ha inventato. Se poi l'imputato sta dicendo che certe circostanze le ha inventate, verrà verbalizzato che le ha inventate. È quello che ho appena detto. Allora lei questo discorso se l'ha inventato? Ho detto che sono mie supposizioni, sono miei discorsi fatti per dare giustificazioni. E le cose che ho preso, lo ripeto, l'ho detto anche prima, le ho prese dai fatti, dai giornali e da altre persone. Quindi lei mi sta dicendo in questo momento che ha preso dai giornali o da altre persone. Sono sue deduzioni, saranno oggetto, ma l'imputato su questo ha risposto. Sì, va bene, benissimo. Se poi è credibile o meno è una questione che valuterà la Corte, valuteranno le parti, però. Quindi, se non ho mal inteso, gli esecutori materiali di questi fatti raccontavano a lei o a qualcun altro le modalità della rapina, come queste modalità venivano poste in essere, come le rapine venivano consumate? Veniva raccontata a Roberto qualche particolare. E poi Roberto lo raccontava. Poi dopo a lei. Logicamente Roberto lo racconta a me. Poi dopo, siccome non è una cosa successa ieri sera, ma è una cosa successa nel tempo, e dopo di questo fatto passarono diversi giorni in cui noi ci informammo, leggiamo i giornali, guardiamo i posti, perché logicamente se le armi adoperate erano le nostre, perché su questo c'è ancora un punto interrogativo, eravamo anche curiosi di sapere cosa avevano combinato queste armi. Ho capito. Senta, lei ricorda la mattina il giorno del fatto, 10 agosto 1992, lei o suo fratello usaste il cellulare per fare delle telefonate? Non lo ricordo, ma è già stato contestato, evidentemente se ci siamo telefonati fra di noi vuol dire che non eravamo lì. Vuol dire? Che non eravamo lì.
che non eravate lì. A lei risulta che suo fratello alle 4.52 e alle 4.53 del 10 agosto 1992 col proprio telefono cellulare abbia chiamato due volte il 113? Questo non lo so, dovete chiederlo lui. Senta, vorrei porle alcune domande sulla seconda rapina al credito romagnolo. Rapina che per comodità di tutti è stata commessa nel luglio del 1993 e mi pare che lei questo reato l'abbia ammesso in concorso con Gugliotta. Sì. Dunque, tornando un momento alla prima rapina consumata nel agosto 92, Gugliotta era presente o comunque coinvolto in questo episodio? Tornando alla prima rapina, Rolo 92, ferimento Merendi, cioè Gugliotta c'entrava qualcosa in questo episodio, sia come esecutore materiale o come attività di supporto? Dovete chiederlo lui. No, io ho appena detto che non c'ero, se non c'ero non posso saperlo. No, lei ha ammesso di aver fatto sopralluoghi, ha ammesso di aver fornito le armi, ha ammesso di aver... Lei mi sta parlando come esecutore della rapina? Sì, no, allora le dico, a lei risulta che Gugliotta abbia comunque partecipato come attività di sopralluogo o si sia fatto vedere sul posto sul luogo della rapina? Se non risulta. A lei quando non risulta. So io non mi risulta. A lei non risulta. Ora, io le faccio una breve premessa. Il direttore della banca del credito romagnolo è lo stesso nell'episodio di Merendi e nell'episodio del 1993. Il signor Tondini dice alla Corte d'Assise che il rapinatore che consumò materialmente, uno dei due rapinatori per essere più precisi, che consumò materialmente la rapina 1992 che lei nega, è lo stesso rapinatore che consumò la rapina nel 1993, rapina che lei ammette. Quindi, a detta del direttore signor Tondini, lo stesso rapinatore ha sparato a Merendi, lo stesso rapinatore ha consumato una rapina che lei ammette. Ora, ferma questa premessa, lei continua a negare la partecipazione diretta, quindi personale, all'episodio Merendi, alla luce di questa deposizione del direttore della banca? Quanto ho sentito io dal signor Tondini, perché ero presente quando ho testimoniato. Sì, appunto, è per questo che gliel'ho fatto presente. E lui non può affermare che sia lo stesso rapinatore. Non lo può escludere, ma non lo può affermare. È incerto sul coso. Gli sembra lo stesso rapinatore. Gli sembra non vuol dire è lo stesso rapinatore. Quindi lei continua a negare, in sostanza, alla luce anche di questa nuova precisazione, lei continua a negare di aver partecipato al ferimento di Merendi. Certo. Ecco, presumo che lei mi risponda nello stesso modo, però per scrupolo difensivo è una domanda che devo fare. Lei è al pubblico ministero, per quanto mi riferisco all'episodio di Mirri, andiamo al giugno del 1991, ha riferito una serie di particolari, una serie di circostanze molto specifiche di ciò che è accaduto tra lei e il Mirri. Una specie di colluttazione, uno che va incontro all'altro, ci siamo incontrati a metà strada, lui mi buttava le mani addosso, io buttavo le mani addosso a lui, poi è arrivata la moglie. Ecco, tutte queste modalità, il portafoglio, lei ha detto io sono sceso, ero mascherato con un sottocasco, berretto in testa, faccia coperta, pistola in mano, che pistola aveva la beretta, lui si alzava da dove era seduto e usciva da dove era seduto, nel momento in cui sono partito verso di lui, eccetera, per non dilungarmi, per non tediare la corte. Ecco, tutte queste specifiche modalità, che siano vere o non siano vere, a me poi sarà oggetto di discussione, ma come le ha apprese e per quale motivo si è determinato a renderle al pubblico ministero il 16 maggio del 1995?
Forse lei dovrebbe rileggere meglio le mie dichiarazioni, quelle della moglie del Mirri. No, no, è oggetto di discussione l'eventuale contrasto tra la sua confessione e le deposizioni della moglie del Mirri. Io ho già detto... Io in questo momento le chiedo per quale motivo o da chi l'ha saputo, ecco, come mai queste dichiarazioni sono state rese al pubblico ministero e sono state verbalizzate. Cosa ho reso al pubblico ministero? Me lo dica lei cosa ho reso, visto che le mie dichiarazioni sono in netto contrasto con quella della signora Mirri. No, io no, a me non interessano, io non sto interrogando la signora Mirri, io sto interrogando lei. Lei ha detto, questo come mi ha visto scendere dalla macchina nel momento in cui scendevo, lui si alzava, cioè tutta una serie, ha raccontato un fatto, che sia vero o non sia vero lo deciderà poi la corte. Ha raccontato di aver preso per il braccio Mirri, ha raccontato che Mirri gli ha tirato un portafoglio, poi magari scopriremo che non è vero. Questo non è, in questo momento mi interessa. Queste circostanze, lei... Da chi le ha prese? Da chi le ha prese, le ha inventate? Mi dica qualcosa se vuole rispondere. Se la tesi difensiva precedente da suo fratello, dai giornali, se no da un'altra forma, però è una domanda molto semplice, molto lineare. Poi se in contrasto con altri atti, questo è un discorso che la Corte valuterà e si vedrà in seguito. Adesso la domanda specifica è questa, questi particolari, chi gliene ha riferiti e come li ha presi? Ho cercato di dare la giustificazione al pubblico ministero più credibile possibile. Ho capito, perfetto. Senta, una brevissima premessa, da quando lei è stato arrestato, da quando è stato arrestato suo fratello, quindi se non ero novembre 1994, nella nostra zona, almeno io parlo per la zona della Romagna, Forlì, Rimini, Ravenna, Cesena, determinati episodi di particolare violenza e di particolare efferatezza, e mi riferisco a tentati omicidi o omicidi, non si sono più verificati. Ora, lei sa se le persone, cioè se l'attività delle persone che fornivano le armi a suo fratello, armi che poi in parte sono state usate per fatti cruenti, fosse un'attività a termine? Cioè queste persone dissero con lei o con suo fratello che ad un certo punto si sarebbero fermati perché, come circostanza storica, dal 1994, data del vostro arresto, una serie di episodi tipici non si sono più verificati. Lei è in grado di dire qualcosa su questo punto? Per quanto riguarda la prima parte, rapine con la 1 bianca ne sono state fatte ancora, tant'è vero che sono stati arrestati pochi giorni fa 4 persone. Per quanto riguarda... Scusi se la interrompo, signor Savi, mi riferisco non tanto alle rapine, perché le rapine ce ne sono in tutti i giorni in tutte le parti d'Italia, e presumo che la Fiat 1 bianca rimarrà fino a quando non la mettono fuori circolazione, una delle macchine più usate per fare rapine, ma io mi riferisco a fatti gravi, fatti in cui le persone sono state ferite, fatti in cui le persone sono state uccise. Su questo non posso risponderle, quello che posso dire è che questo, chiamiamolo gruppo, avrebbe dovuto avere una fine, perché altrimenti non aveva senso che noi avremmo dovuto fornire una copertura. In ogni caso su questo può essere più preciso mio fratello, in quanto ha già dichiarato che partecipava a delle riunioni a Bologna alle quali io non ho mai partecipato. Sei così cortese? Era il fratello che teneva i contatti e quindi... Ha partecipato a delle riunioni? Sì, dichiarò già in precedenza che partecipò a delle riunioni. Dovrete interrogare lui su questo. Ho capito. Ascolti, se non erro, lei ha... mi avvio alla conclusione, Presidente. Se non erro, lei ha ammesso la rapina commessa il 25/11/1991 alla Banca Popolare di Cesena, agenzia Stadio. Ecco, lei mi conferma di ammettere questo episodio? Lei mi parla di date, di nome di banca, io in base a questo non posso... Questa col fotogramma? Sì, questa l'ho messa. Cioè, quella del fotogramma, sì. Dove ci fu anche la battuta col direttore per la banca in disordine, quella l'ammetto. Quella la ammette, ed è del 25 novembre del 1991. Ecco... Sì, ed esattamente la rapina del fotogramma. Lei questa rapina l'ha ammessa con suo fratello e, in caso affermativo, che ruolo ha avuto suo fratello in questa rapina specifica? Il ruolo che ho avuto io? No, non ho capito. Cioè, può descrivere in sintesi, senza raccontare tutta la rapina, perché penso che la Corte
non ne abbia necessità. In sintesi, che cosa, come si è svolta questa rapina commessa da lei e suo fratello? Cioè, se lei è entrata in banca, suo fratello aspettava fuori, queste modalità, diciamo, in via di sintesi, ecco. Entrammo in banca tutti e due. Tutti e due? Ho capito. Cioè, quindi, siete usciti insieme o siete usciti separatamente? Non ce lo ricordo. Prima uno, poi l'altro, penso. Comunque, eravate tutti e due all'interno di questa banca, tutti, sì, e due. Per quanto riguarda questa banca, vi era un complice ad attendervi? No. Quindi era un'altra, non era questa la rapina dove ad attendervi vi era Eva Micura? No. Non era. Quindi eravate in due? Sì. D'accordo, non ho altre domande. Bene, altri difensori di parti civili, prima, prego, avvocato Beatrice. Avvocato Beatrice per il Senegal, Repubblica del Senegal. Io vorrei soltanto, perché in parte ha già risposto... Al pubblico ministero, le domande fatte al pubblico ministero. Ecco, volevo chiedere possibilmente delle altre piccole delucidazioni. Avete detto che nell'episodio dei senegalesi siete stati in certo qual modo contattati per fornire le armi e per dare un appoggio, anche perché mi sembra che avete stato detto che eravate nei paraggi quando... chiedo scusa se può stare un po' la voce perché lo sento, sì, pochissimo. Sono un po' lontano dal microfono. Dicevo, volevo possibilmente delle precisazioni in merito al sistema di pagamento che vi facevano quando affittavate le armi, quando davate la vostra collaborazione per i vari episodi criminali dove non eravate direttamente coinvolti. Nella specie voi prendevate dei soldi, avete detto, non vi ricordate, dai 5 ai 10 milioni eccetera. Come ve li pagavano? In contanti, in valuta, in assegno? Contanti. In lire italiane o valuta estera? Lire italiane. Questi soldi, dal momento che parlate di... Oddio, se ci fu della valuta all'estero non lo so, perché era Roberto che veniva pagato e io pigliavo i soldi da Roberto. Poi se lui avesse della valuta straniera non lo so. Che percentuale prendeva lei da Roberto? Come? Che percentuale prendeva? 50%? Si divideva. Metà? Sì. I soldi che... proveniente da questi pagamenti, dove li mettevate? Cioè, se li spendeva la sera dopo, li dava in custodia a qualcuno, non so, li metteva in banca? Penso che ci facevo quello che fa qualsiasi persona con dei soldi. Sì, d'accordo, però lei capisce, con 500.000 lire, normalmente una persona li spende normalmente, diciamo, però con 5-10 milioni... non si spendono in 4 e 4 8. Allora si mettono in banca. Nell'esame specifico anche voi mettevate questi soldi in banca? Come? Nel caso specifico, cioè nei casi in cui riscuotavate questi soldi per questi fatti, mettevate in banca quando, diciamo, in un certo qual modo quelli che vi avanzavano dalle spese giornaliere? Si spendevano e il resto si metteva via. In banca, la domanda è, per cortesia. In banca? Su quale banca? Su una banca. Non ci vuol rispondere? No, non le voglio rispondere. Lei è libero di non rispondere, però se mettevate una banca chiedevamo cortesemente su quale banca. La banca dove aveva il conto, presumo. Dove aveva questo conto? Corpolò, bene. Intestato a lei o... Intestato a me. Intestato a lei. Ecco, ritornando all'episodio dei senegalesi, che è un fatto un pochino, diciamo, anomalo rispetto agli altri, nel senso che mentre negli altri si è trattato di rapine, si è trattato di paura di essere inseguiti da poliziotti e carabinieri, quindi avete sparato. Però qui si tratta di aver ammazzato due ragazze di colore,
dove non ha nulla a che fare né con la rapina né con altre cose. Quindi è un fatto, diciamo, abbastanza inusuale dal vostro iter criminoso. Questo le chiedo, nel caso specifico, cioè dei fatti senegalesi, quanto avete riscosso? Mi sembra una ventina di milioni. Una ventina di milioni. E anche qui, cosa ne avete fatto di questi 20 milioni? Quello che facevamo con gli altri. Anche qui l'avete preso in contanti, sempre in valuta? Sì. Cioè, pardon, in contanti, in lire italiane? Sì, contanti. E dal momento che vi hanno pagato 20 milioni, e che sono abbastanza, sono tanti, diciamo, perché avete dichiarato che di solito per affittare le armi prendevate da 5 a 10 milioni, qui siamo al doppio. No, io non ho mai dichiarato questo. Per sentito dire, risulta così. Io al processo di Pesaro, mi sembra, ero lì presente, avete parlato di 5-10 milioni. Forse parlando dei primi entrati. Vabbè. Comunque 20 milioni sono tanti, diciamo, la vostra media era dai 5 ai 10 milioni. 20 milioni sono... Io non ho mai stabilito una media. Forza avvocato, senza commenti, sì. hanno ricevuto 20 milioni. Ecco, allora, dal momento che la cifra, a mio avviso, allora, era abbastanza discreta, vi hanno specificato perché, o voi, perché avete chiesto così tanto? Non abbiamo chiesto così tanto. Lì se ne erano accorti che prendeva Roberto. Prendeva accordi Roberto... in base a certe cose non è disposto a pagare di più o di meno. Comunque la cifra negli ultimi affitti si aggirava sempre intorno a quella cifra lì, era stabilita circa quella cifra lì, nell'ordine di qualche milione all'inizio, ma con altre persone. Ho capito, ringrazio. A quello che si riferiva lei prima. Va bene, la ringrazio. Lei ha già parlato, ha già fatto domande, in sede di riesame, se vuole, vabbè. Del PM, difensori degli imputati, prego, avvocato Barra, avvocato Levi. Io ho una sola domanda, Presidente, relativa all'episodio Mosca. Voi avete dichiarato che per quanto attiene all'episodio Mosca avete provveduto alla fornitura di armi. Sì. E volevo chiedere... Premetto, noi abbiamo fornito delle armi, ma non si sa se sono state adoperate. A prescindere. Volevo chiedere una cosa. In quel periodo le armi di Luca, cioè di suo fratello Alberto, erano già depositate presso di voi? Erano già detenute da voi? Luca ha sempre lasciato le sue armi per dei brevi periodi o a casa mia o a casa di mio fratello Roberto. Non posso dire se in quella circostanza le armi fossero lì, non me lo ricordo, però lui le ha sempre lasciate fin da quell'epoca. Grazie. Avvocato Barra, prego. Allora, io volevo chiederle questo, signor Savi. Se fosse stata vostra intenzione o sua intenzione non affittare più queste armi, era possibile interrompere questo rapporto? No. Perché? Per il semplice fatto che ci furono delle minacce ben precise e ripetute, fatte sempre a Roberto, e la cosa non era possibile. E a dimostrare questo c'è anche il fatto che io in un'estate, non mi ricordo adesso l'anno, entrai in società con diciamo il mio datore di lavoro, per cui, la persona per cui facevo l'autista, e comprammo anche in società un camion che io avrei dovuto pagare scontandolo col lavoro. E andai avanti qualche mese e poi fui costretto a ritirarmi trovando una scusa apposta per questa situazione che si era creata. Ho capito. Senta, anche nell'affitto delle armi in questo affare, diciamo, partecipava la Micula? Sì. Dal momento in cui ovviamente è arrivato in Italia? Negli ultimi tempi, siccome era la corrente delle cose, prendeva la sua parte, anche lei prendeva. Quindi era il corrente che voi affittavate delle armi, sì. E poi per che cosa erano utilizzate queste armi? Dopo si è saputo per cosa venivano utilizzate. Senta, dopo il vostro arresto,
Ci sono state delle dichiarazioni fiume, se così possiamo definirle. Che cos'è che vi ha indotto ad ammettere fatti che poi effettivamente non avevate commesso in prima persona? Da parte mia, dopo l'arresto, non ci sono state dichiarazioni fiume, sono venute in un secondo tempo. Io ho sempre aspettato di sapere se Roberto aveva iniziato a parlare. Infatti, dopo che Roberto ha iniziato a parlare, ho cominciato anch'io. E in molte occasioni, in quasi tutti gli interrogatori, decine e decine di volte, ho sempre chiesto a Roberto cosa dice di questo, Roberto cosa dice, e mi regolavo in conseguenza. Questo non chi mi interrogava non lo può negare. Queste ammissioni di colpevolezza rientravano sempre comunque in un accordo che lei aveva con suo fratello? Sì. E che poi, accordo che poi era stato anche raggiunto con queste altre persone? Come? Accordo che poi era stato raggiunto anche con queste altre persone, cioè con quelle alle quali... L'accordo che aveva preso Roberto con queste altre persone. Senta, come mai... Da un certo momento in poi invece decidete non continuare nell'ammissione di questi fatti? Perché ci siamo accorti che ci eravamo infilati in una cosa troppo grande. Ho capito. Senta, io volevo chiederle una cosa. Lei ha mai avuto nella sua disponibilità, chiaramente parlo in modo lecito, una tipo bianca? No, mai. Lei ha frequentato con assiduità, tanto da conoscere, da avere un rapporto di amicizia con la proprietaria del bar di Torliana, quello in piazza? Io al bar di Torliana entrai una volta e i primi tempi che andai a abitare a Torliana, perché davanti al bar mi fermò un vicino di casa e mi invitò a prendere un caffè, ma io stavo passando in macchina che andavo via per gli affari miei. Questo mi fermò, mi fece segno di fermarmi, mi fermai e mi portò nel bar a prendere un caffè. Presi il caffè, andai via, che tra l'altro avevo fretta, e rimasi nel bar un minuto, forse un minuto e mezzo. Quindi non frequentava il bar e non aveva modo di conoscere. Non ci sono più entrato. Senta, lei quando ha visto per la prima volta l'ispettore Baglioni e l'assistente Costanzo? Al carcere di Tolmezzo. Prima non li aveva mai visti? No, mai. Tra i suoi vicini di casa c'è qualcuno che ha la tipo bianca? Che le sa? Il mio vicino di casa. Le assomiglia il suo vicino di casa? È abbastanza alto, capelli neri, tipo asciutto, ma assomiglia, non può assomigliarmi perché io ho perso 25 kg di conseguenza. Ora gli assomiglia? Ora potrebbe dal 94, novembre 94 un po' no, più difficile. No, assolutamente no. Bene. Dunque, suo fratello ha detto che il giorno dell'arresto c'erano dei poliziotti comunque da... un bel po' di tempo prima. Ad un certo punto poi le forze dell'ordine si sono allontanate e quindi voi siete rimasti da soli, in sostanza. Lei tant'è che è tornato a Rimini, mi pare, o sta ritornando a casa, e suo fratello è andato a lavorare, giusto? Sì. Non vi sembrò strano che tutte queste... c'erano parecchi uomini, presumo, almeno così risulta, di punto in bianco vi lasciassero completamente da soli? Cosa avete pensato? Quello che abbiamo pensato noi è che le coperture che c'erano state promesse, che in passato avevano anche funzionato, stessero funzionando un'altra volta, però al tempo stesso c'era anche la paura, il sospetto di che ci fosse una raffica da qualche macchina di passaggio. Ho capito. Comunque per il fatto che quelle macchine a un certo punto sono sparite, abbiamo pensato che le coperture avessero funzionato una nuova volta. Ho capito. Poi lei invece è arrivato a Torriana e ha visto che c'erano macchine, quindi è iniziata la sua fuga, vabbè. Non è stata proprio una fuga, perché io a Torriana ci sono andato tre volte, sono salito, sono sceso, sono salito, sono sceso. Poi l'ultima volta che sono sceso da Torriana l'ho fatta tutta 20 all'ora fino in direzione di Sant'Arcangelo, sono 5-6 chilometri. Con questa panda dietro, una panda rossa della polizia dietro. E arrivato in fondo sono rimasto fermo un minuto d'orologio all'incrocio, guardavo lo specchietto, questi guardavano fuori dal finestrino, quindi non è che è stata una gran fuga. Vabbè, comunque poi si è allontanato, cioè ha visto che comunque sotto casa sua queste macchine c'erano, le forze dell'ordine c'erano, diciamo. Sì, sì, c'erano quattro. Quindi ha avuto la certezza che poi di fatto la copertura investigativa non è che avesse funzionato, giusto? No.
almeno qui a Rimini. Senta, a proposito della tipo bianca, un'altra domanda. Noi abbiamo visto un filmato della ricostruzione, più o meno abbiamo visto. Ad un certo punto però gli operatori hanno inquadrato molto bene una tipo bianca sotto casa sua. Per caso può essere quella la tipo del suo vicino? Può essere la tipo del mio vicino, ma rimane il fatto che mio vicino usciva di casa a lavorare alle 7, 7:30 della mattina e rientrava sempre alle 7, 7:30 di sera. Quindi... Vabbè, però lei non sa se questo quel giorno era in ferie, insomma. No, non mi risulta che fosse a casa. Poi tra l'altro avrebbero dovuto vedere mio Mercedes se ero io che salivo la scaletta di casa mia. Okay. E invece non hanno mai detto di aver visto nessun Mercedes. Senta, signor Savi, prima le sono state contestate le dichiarazioni che ha reso sua moglie sì, in merito a determinati fatti. Cioè lei ha detto, io pur di farla stare zitta e di accontentarla, dicevo sì, va bene, siamo stati noi. Ma perché? Perché era più difficile spiegare questo rapporto di affitto che aveva piuttosto che ammettere? Io con mia moglie non ho mai detto niente. Quello che non ho mai raccontato niente, quello che... è scappato fuori, diciamo, era perché era talmente insistente che non c'era modo di spiegargli le cose. E allora a quel punto lì insisti oggi, insisti domani, e dicevo sì, va bene, siamo stati noi, così te ne stai zitta, buonanotte. Perché non poteva dirle in sostanza che c'era questo rapporto con questa gente? No, non, se glielo dicevo non stava zitta. Ho capito. Io ho finito. Vorrei farle una domanda che si riferisce alle armi. Lei ricorda lo stato delle armi in suo possesso nei giorni precedenti all'arresto? Nei giorni precedenti all'arresto io le mie armi le ho camuffate, diciamo, ecco, e l'ho fatta in presenza dell'amicula, cosa che lei non ha detto. Il fucile a pompa, siccome è a canna liscia e non rigata, non c'era bisogno di niente, di fare niente alla canna, ho allargato il foro dove esce il percussore, ho picchiettato con una lima il percussore, siccome la balistica si basa sui pori del metallo e vengono confrontati, di conseguenza i pori del metallo non sono più gli stessi che c'erano prima. Ho limato il dente espulsore e ho limato l'unghia estrattrice. Di conseguenza su questa arma si può solamente arrivare a stabilire che ha sparato un'arma di quel tipo per come sono posizionati i vari elementi, ma non stabilire che è stata quell'arma specifica a sparare. Per quanto riguarda il Sig Manorin, non esistono, a parte che non esistono bossoli in giro, ho passato dalla paglietta d'acciaio all'interno della canna al fine di cancellare le micro rigature. Dopodiché, dopo aver passato questa paglietta d'acciaio diverse volte, all'estremità, cioè all'uscita della canna, ci ho messo un cacciavite a taglio e gliel'ho ruotato internamente. Ed infatti presenta una canna come una grattugia, presenta, cosa che non può essere confermata nelle balistiche. E nelle balistiche queste mie, diciamo, lavorazioni non risultano. Per quanto riguarda le armi legate, pistole, quella cosa lì, la 357 Magnum che avevo, ha avuto la stessa lavorazione con la paglietta d'acciaio per le micro rigature, eventuali micro rigature. Ho capito. Un'altra domanda, l'ultima. Vuole descrivere in modo succinto la sua cosiddetta fuga nei giorni prima dell'arresto? La fuga, dunque, saltando i primi giri intorno a Bologna, tutto quanto, al momento che ci fu la decisione di partire, abbandonai la macchina a Cesena, a Forlì, e con un taxi arriviamo a Faenza, dove Eva cambiò il colore ai capelli. Io già c'ero, me li tagliai. Dopodiché saltammo sul primo treno che però si fermava a Bologna. E questo perché era arrivato dalla polizia in stazione, c'era il primo treno lì e abbiamo preso quello. Abbiamo aspettato in stazione alla coincidenza per Milano un'ora e mezza circa, parecchio tempo. Una signora che ci propose di andare a dormire nella sua pensione. Noi siamo andati e non ci accettarono per via dei documenti. Dopodiché ci presentammo in un altro albergo diretto da tunisini, marocchini, non so chi era, nella vicinanza della stazione.
E tra l'altro Eva propose di rimanere lì a dormire e tra l'altro di chiedere a quella gente dei documenti nuovi, cosa che io non feci perché non mi fidavo di queste persone, anche perché era un albergo dove c'erano delle prostitute che salivano e scendevano continuamente. Comunque, dopo partimmo, ci fu una perquisizione in treno, la polizia entrò nello scompartimento, ma evidentemente non rispondevamo a quello che cercavano. A Mestre scendemmo dal treno e in un paesino vicino a Mestre ci fu il primo contatto che abbiamo avuto con una tipo con tre uomini a bordo che incrociammo. Penso mi abbiano riconosciuto, però sono scesi dalla macchina, io dissi a Eva ad allontanarsi e avevo la pistola in mano per strada. Questi mi guardarono un attimo, ci guardammo, sono risaliti in macchina e sono andati via. Qui ci fu il primo contatto. Ripartimmo, andammo verso, sempre verso il confine di Stato, arrivammo a Pontebba. A Pontebba c'era il capolinea e c'era la coincidenza in pullman. Lì arrivò una 1 bianca con tre uomini a bordo. Uno di questi scese e salì sul pullman insieme a noi. Con questo pullman arrivamo a Tarvisio, dopodiché andammo a mangiare in un ristorante e fu l'amico a accorgersi che c'erano due persone armate sulla porta e in effetti davano l'impressione di persone armate. Rimasero sulla porta tutto il tempo, uscimmo, fumo avvicinati vicino a un negozio, c'era un negozio, non mi ricordo con che cosa, e noi guardavamo la vetrina, alla nostra sinistra c'era un asilo, da lì fui avvicinato nuovamente da quello che salì sul pullman, che fece tragitto in pullman insieme a noi. Ed aveva una giacca colorata, tipo da sci, bianca, rossa, con dei cose così. Fate gli spiritosi. Salimmo, di nuovo ci fu un attimo di contrasto, infatti Eva si allontanò nuovamente, io mi guardai con questo qui per un pezzettino e poi dopo questo andò via. Noi attraversammo la strada per una via stretta, non mi ricordo se non passammo anche in un pezzettino, in un vialetto pedonale, e andammo dentro il bar che era sotto la caserma dei carabinieri. In questo bar prendemmo caffè, abbiamo passato 2 ore lì, c'era l'uscita secondaria che dava direttamente nel cortile dei carabinieri e c'era una decina di carabinieri lì seduti ai tavolini. Chiesi un numero di un taxi per sviare eventuali domande delle persone che passavano fino a fermarsi davanti alla vetrata del bar. La signora del bar mi consegnò un bigliettino con sopra il numero del taxi, dice che era un vecchietto che faceva tassista all'intorno, in quanto non c'era un vero e proprio servizio taxi. Questo biglietto sarà sicuramente stato ritrovato nel mio portafoglio in carcere oppure dalla polizia di Amaro. E uscimmo, prendemmo il primo pullman, come ha tra l'altro testimoniato il conducente, ci lasciò al suo capolinea, dopodiché c'era un rettilineo di un paio di chilometri, ci incamminammo verso la fermata successiva. Lungo questo rettilineo c'era un distributore, un bar distributore, dove ci fermammo un attimo. Io al capolinea arrivò di nuovo quella macchina che arrivò su a Tarvisio. E io cominciavo a pensare che fosse l'amico a dare in qualche modo la nostra posizione. Cosicché entrai nel bar, lei rimase all'entrata, andai nel bagno, però rimasi dietro la porta. Entrò un uomo che si fermò vicino alla porta senza dire niente. Non ci fu contatto in nessun modo fra Eva e questo qui. E dopo un po' io uscii dal bagno, ci camminammo fino alla fermata successiva. Cominciava a fare buio e siamo stati sempre seguiti in questi 2 chilometri, forse anche di più, da una macchina con luci di posizione accese a distanza. Abbiamo preso il pullman alla fermata successiva facendogli segno di fermarsi e gli dissi che avevamo lasciato la macchina rotta in una casa vicino all'autogrill, di fermarsi, se si poteva fermare
alla fermata in corrispondenza dell'autogrill. E lui si fermò, attraversammo la strada di corsa e ci infilammo in mezzo a un gruppetto di case e contemporaneamente cominciarono a girare avanti e indietro un paio di macchine, sempre le stesse, lungo quel pezzo di strada. Noi siamo andati tranquillamente all'autogrill attraverso i campi, siamo arrivati all'autogrill e poi, come ha dichiarato la barista, siamo entrati circa alle 9:30, abbiamo preso un caffè, siamo usciti, dopo una mezz'oretta siamo rientrati, ci siamo seduti, siamo rimasti lì fino all'arrivo della polizia e mi ha passato alcune ore. Questa è stata la fuga in due parole. E qual era lo scopo di questa sorveglianza, secondo lei? Che cosa si proponevano queste persone? Io quello che ho pensato sicuramente non erano carabinieri, perché mi avrebbero arrestato all'interno del bar, visto che ero in mezzo a una decina di carabinieri. Avrebbero avuto polizia o carabinieri, avrebbero avuto manforte per potermi arrestare. Quello che penso è che fossero quelle persone che conosceva Roberto. Mia deduzione comunque. Quale intenzione avevano, secondo lei? Se si può... O non farmi uscire dall'Italia o farmi la pelle, uno dei due. Grazie. Un'ultima cosa, chiedo scusa. Lei ha preso degli accordi con la Miculan dal momento in cui decideste di consegnarvi alla polizia? Sì, io le dissi di tenersi fuori dalla storia, le dissi che sarebbe stata arrestata e così è stato, però sarebbe stata rilasciata perché avrei dichiarato la sua estraneità alla cosa. E le dissi poi di non immischiarsi, di dire che non sapeva niente, però nel caso avesse dovuto correre dei rischi di essere arrestata, doveva dire quello che sapeva e salvarsi, in poche parole. E poi le dissi che se non fossi, se quelle coperture non avessero funzionato, che fosse rimasto in carcere diverso tempo, avrebbe dovuto contattare delle persone in Ungheria per organizzare un'evasione. La ringrazio. Dottor Brocchi Mammola per Gugliotta. Senta, io le faccio una domanda su una circostanza che già suo fratello Roberto ha risposto. Se lei ha conoscenza che Gugliotta già dopo la prima rapina non ne voleva commettere altre e si voleva ritirare. Ma Gugliotta, quelle quattro cose che ha fatto con noi, era sempre titubante, aveva paura. Cioè, no, che il fatto che l'abbia minacciato forse esagerato, però titubante, era titubante parecchio. Quindi le risulta che è venuto qualche volta in ritardo agli appuntamenti, quindi voi non avete potuto fare la rapina? Sì. Oh, questo... Va bene, la ringrazio. Chiem. Presidente, ho pochissime delle domande da porre in fase di riesame al test. All'imputato, se lei ha sentito quello che ha detto suo fratello, se anche lei era a conoscenza del fatto che da circa un mese e mezzo, come ha riferito suo fratello, le forze dell'ordine erano sulle vostre tracce. Sì, c'era qualcosa, ero a conoscenza. Ecco, quindi da un mese e mezzo sapevate che sareste stati arrestati? Si pensava che le cose le andassero più alla lunga, invece è successo prima di quello che avevamo previsto. Ecco, se avevate questa idea, come mai avete tenuto delle armi, le armi regolari che poi sono state, su cui sono state fatte le perizie, presso le vostre abitazioni, se avevate questa consapevolezza, sebbene diluita nel tempo? La mattina del 21 novembre io sono stato seguito fino a Ravenna e successivamente io e Roberto siamo stati seguiti fino a Ravenna, fin dopo Ravenna. Alle circa alle 11 della mattina tornammo a casa mia e non c'era più nessuno. Di conseguenza avremmo potuto fare sparire le armi in quell'occasione. Ecco, perché non l'avete fatto? Questa è proprio la mia domanda. Non le abbiamo fatte. Anche nel mese e mezzo prima. Non le abbiamo fatte sparire nel mese e mezzo prima e soprattutto in quella mattinata, perché noi dovevamo fornire la copertura che ci eravamo impegnati a fornire.
diversamente le avremmo fatte sparire, anche se non avessimo magari avuto nessun sentore prima, e quella mattina con l'inseguimento avremmo fatto una valigia e avremmo fatto sparire le armi. Ecco, una domanda, mi scusi, poiché dovevate dare questa copertura, perché vi siete tenute le armi con cui erano stati commessi degli omicidi e proprio nelle vostre abitazioni? Perché non le avete tenute presso un altro luogo dove potevate tranquillamente andarle a prendere e fornirle ai vostri acquirenti, diciamo così? Ma noi per fornire una copertura dovevamo far ritrovare anche le armi. Ma poi dopo le armi bisogna vedere, perché una controperizia balistica dimostrerà che non sono quelle aver sparato. Sì, no, ma la domanda è questa, perché proprio nelle vostre abitazioni, se voi dovevate soltanto dare le armi e se non si fossero trovate queste armi né a voi né a nessun altro, chiaramente non si sarebbe arrivati agli assassini, perché proprio le tenevate nelle vostre abitazioni nonostante in questo mese e mezzo sapevate di essere seguiti. Se mi dava il suo indirizzo lo tenevo a casa sua. E il mio indirizzo? Dove devo tenerlo? Io ho un garage molto grande, signor Sago. Andare pare. Ha detto che dovevano dare le armi perché dovevano fornire quella copertura assicurativa, mi pare, pubblico ministero. Senta, presidente, un'altra domanda. Va bene, ultima domanda, voi questi. No, sono sulle ultime domande poste alla difesa. Cosa prevedeva l'accordo tra lei e Roberto e se nell'accordo era previsto anche Alberto, Gugliotta, Valdicelli o Chipinti? L'accordo tra me e Roberto prevedeva che noi avremmo dovuto assumerci le colpe al termine delle indagini e ritrattare. Saremmo usciti grazie a questa persona. Ecco, allora perché lei nell'interrogatorio del 24 novembre, nell'immediatezza del fatto, nega ogni addebito? Perché ancora Roberto non aveva parlato. Aveva parlato, ma non parlava chiaramente. E io ho aspettato che fosse lui a parlare chiaramente per poi andargli dietro. Per quanto riguarda le altre persone, io non sapevo che né Gugliotta, né Occhi Pinti, né Valicelli e altri dovevano venirci in mezzo. Io sapevo che era una cosa che riguardava me e lui e basta. E perché siano venuti in mezzo altre persone ancora non lo so, me lo devo spiegare. Ma Alberto sapeva che anche lui avrebbe dovuto confessare dei fatti? Faceva parte del vostro accordo? Se ne ha parlato con Roberto, che ha preso degli accordi con Roberto, potrà dirlo lui. Con me accordi specifici non ne ha presi. Senta, vuole dire per quale ragione vi è un contrasto tra lei e suo fratello circa l'omicidio di due senegalesi, circa chi è l'autore materiale di quel duplice omicidio? Ma non c'è solo questo. Perché questo accordo c'è questa discrasia? Lei dice che a sparare è stato Roberto e Roberto dice che è stato lei. Anche nell'interrogatorio, nell'interrogatorio di ieri, l'altro ieri, io ho ammesso delle rapine che mio fratello aveva precedentemente non ammesso, ecco, negato. Ma se c'è questo accordo, poiché uno tiene una linea e uno tiene l'altra, se c'è appunto questo accordo su una cosa così delicata come i senegalesi, chiaramente l'omogeneità di linea difensiva aiuta a tutelare e a coprire i veri autori materiali. Lei si riferisce alle divergenze che ci sono fra lei e suo fratello circa chi ha sparato ai senegalesi? Io di versioni ne ho date 4, poi ne ho date 5, prendete quella che vi fa comodo. Le versioni le ho date. Lei ne ha date soltanto 2? No, io ho detto una volta che sparai io guidando con una mano sola. Esatto. Una volta che ci trovavamo in giro, una volta che partimmo perché volevo andare a sparare a... Ma ha sempre detto che ha sparato suo fratello? Una volta che... Ecco, ma come spiega questa divergenza? Ecco, poiché c'era questo accordo, come mai c'è questa divergenza fra lei e suo fratello su un episodio così grave, non su una rapinetta? Mettere degli omicidi è fatica. Ammettere degli omicidi è difficile. Se io accusavo lui, mi scaricavo le colpe. Ho capito. Se lei... No, però posso anche dire che sono stato io, se vi fa piacere. Queste battute se le può risparmiare. Senta, se lei... Rispondendo all'incalzare delle domande... Sono domande non provocatorie né ironiche, quindi lei risponde allo stesso modo. Se lei ha avuto un colloquio di qualche ora in aula a Pesaro con suo fratello nel giugno del 95? Io sono stato nel processo, durante il processo di Pesaro, 3 ore nella stessa gabbia con Roberto. Abbiamo parlato 10 minuti all'inizio del processo,
su come si stava in carcere, sulle famiglie, su cose private, ecco. Certamente. Sì. Dopodiché Roberto mi disse: smettiamola di parlare, perché altrimenti il presidente se la prende che stiamo parlando e ci separa. Dopo abbiamo 2-3 ore per aspettare la sentenza, che staremo qui in questa gabbia, abbiamo tutto il tempo per parlare. Quindi noi abbiamo parlato 10 minuti di cose personali e non di altro. Se lei ha detto che è difficile accollarsi gli omicidi, e se come riesce a spiegarsi la diversità di linea difensiva e di attribuzione di rapine, circa 3 semplici rapine al distributore di Rossi Primo del 20 giugno 91 dell'area servizio Montefeltro Est, e la rapina al distributore Appi, dove suo fratello ammette questi fatti e lei no, non sono omicidi. Come mai vi è questa diversità? Poi, perché io quelle le rapine che ho messo le ho fatte, le rapine che non ho messo non le ho fatte. Mio fratello il giorno prima che sono stato interrogato, io è stato interrogato mio fratello, e ho detto che si è comportato in un modo che io non sono arrivato a capire cosa l'ha spinto a comportarsi così. E a questo punto io ho detto quello che ho fatto e lui dirà le sue, io dico le mie e lui dirà le sue. Senta. Cioè non ho seguito praticamente quello che diceva mio fratello, perché altrimenti avrei dovuto negare tutto quanto come ha fatto lui, invece quello che ho fatto lo ammetto. Bene, se ricorda di aver fatto un confronto con suo fratello Alberto in carcere a Rimini, sì. E se ricorda che nel corso del confronto lei accusò suo fratello di aver partecipato alla sparatoria in danno di Mosca Antonio e di aver esploso un colpo nell'autovettura 112 di fronte alla COP di Rimini. Anche prima del confronto era lei, dottor Paci, che mi diceva che mi conveniva confessare tutto quanto, che mi doveva cercare di puntare i benefici, puntare di qua, puntare di là. E io quando sono arrivato al confronto con mio fratello giustamente negava, io gli ho anche detto, siccome ero convinto di questa cosa, gli ho anche detto, vedi di dire le cose, di cercare di arrivare ad avere benefici, quelle cose lì, io in questo senso l'ho accusato. Io l'ho accusato perché pensavo che mi convenisse così, perlomeno nel momento delle indagini, dei processi, cercare di ottenere il più possibile e poi dopo magari giocare le mie carte. L'ultima cosa, Presidente, è relativa alla fuga, che poiché questa è una versione, diciamo, dove sono state aggiunte alcune cose che Savi... Fabio non aveva mai riferito, secondo lei nel corso della vostra fuga siete stati seguiti, ha detto, da persone, da quelle che conosceva Roberto, io a presumo, cui affittava le armi, ha io, detto così? Io presumo, ho detto che presumo che siano state persone di quelle che conosceva Roberto, ecco, perché c'è una forza dell'ordine che mi volevano arrestare, entravano nel bar dove c'erano una decina di carabinieri seduti, armati, in divisa, e mi arrestavano lì dentro. Ecco, non ho capito come hanno fatto entrare sulle vostre, come arrivare sulle vostre tracce. Non l'ho capito neanche io. E però non vi hanno sparato, non hanno fatto niente, vi hanno seguito fino all'autogrill, dice lei. Ci hanno seguiti fino all'autogrill. Grazie, Presidente. Basterebbe controllare... Prego. Quello che ho detto. Credo di aver diritto a riesame perché ho chiesto l'esame dell'imputato. Comunque la ringrazio per la sua cortesia, Presidente. Io avrei una domanda specifica e una un po' più generale. Per quello che riguarda la rapina del 25-11-91 alla stadio, lei ha detto poco fa che Roberto era dentro con lei. Siete entrati insieme o c'è stato un momento in cui Roberto era fuori e lei era dentro? Penso di ricordare che entrò un attimo dopo, o subito dopo di me, non lo so, più o meno insieme. Entraste insieme, e quindi Roberto è rimasto fuori solo un attimo. No, io le faccio questa domanda perché nella telecamera ha ripreso uno dei rapinatori fuori alle 8:11 del mattino. E chi è questo rapinatore? Se l'ha ripreso avrete la foto. Di spalle, infatti. Poi eventualmente vedremo quali valutazioni. Io volevo sapere se lei era in grado di fornirmi delle precisazioni di fatto, quindi conferma che eravate solo lei e Roberto? Sì. E mi dice che siete entrati insieme?
o più o meno insieme? Ecco, quanto io tempo sono entrato un attimo prima perché ricordo che spostai la telecamera. Mi scusi, spostò la telecamera interna? Perché non ricordo questo. Spostò la telecamera interna, quindi quanto tempo sarà intercorso? Mi rendo conto che le faccio fare uno sforzo. Può darsi a ruota, può darsi un minuto dopo, non oltre. A ruota o un minuto dopo, la ringrazio. Senta, per quello che riguarda la fuga e le coperture, lei ha dichiarato poco fa, credo rispondendo ai suoi difensori, o credo al pubblico ministero, che nonostante avesse consapevolezza di un controllo che durò circa 45 giorni, nei 45 giorni antecedenti l'arresto, non aveva fatto sparire le armi perché quell'attività di copertura che suo fratello e lei dovevate svolgere implicava che le armi dovevano essere ritrovate. Ho interpretato correttamente il suo pensiero? Perché ho preso un appunto. Non è che ci fu una cosa diretta che le armi dovevano essere coinvolte, noi ci dovevamo far arrestare, di conseguenza non aveva senso far ritrovare o non far ritrovare le armi. Ecco, mi scusi, ecco questo che volevo sapere, perché voi vi dovevate far arrestare? Perché così ci fu detto. Sì, vi fu detto, ma secondo lei, dal momento che il farsi arrestare, essendo proprietari di armi che erano collegate, cioè... Lei si sarà posto il problema, cioè lei ha fatto una scelta che ovviamente è insindacabile, però lei non si pose questo problema, lei era disponibile a sacrificarsi così, ecco, è questo che vorrei sapere. Io continuo a dire che le mie armi non sono implicate in nessun coso, è una controperizia, lo potrà dimostrare. Ecco, allora, alla luce di questa circostanza, quindi lei pensava di non correre rischi per la sua libertà personale futura nel momento in cui accettava di farsi arrestare? Nella mia? Per la sua libertà personale futura. No. Cosa pensava di rischiare? Di farsi arrestare e poi, cioè, avrà pensato... E poi c'era la promessa che saremmo stati tirati fuori. Come? Lo sanno loro. Cioè, lei pensava a tirati fuori da un punto di vista, cioè, con una remissione in libertà o con un'evasione? No, non so questo. Senta, allora io... Lei, siamo stati protetti a livello di questura ed è provato, di conseguenza c'è anche la possibilità di essere tirati fuori. C'era quindi di essere tirati fuori illegittimamente, cioè legalmente, con mezzi legali, ecco, voglio dire questo. Questo non mi riguardava. A lei andava bene tutto, quindi? A me andava bene, sì. Ovviamente. Senta, signor Savi, però, adesso è il febbraio del 1996, lei è in carcere, e credo anche con un regime carcerario piuttosto severo, dal momento del suo arresto. Perché la sua copertura non ha funzionato? Perché è stato abbandonato? Secondo lei? Mi piacerebbe conoscere queste persone e chiederglielo. Quindi si sente abbandonato? Sono stato abbandonato, sono 14 mesi che sono in isolamento. Allora perché non ha una linea di difesa improntata? È la stessa domanda che ho fatto a suo fratello, che mi interessa perché sono parte civile, come lei sa. Allora perché, dal momento che questa esperienza della sua vita è conclusa, perché non prende in esame delle forme diverse attraverso le quali potrebbe avere benefici, anche la libertà forse, no? Ma lei l'ha sentito Carozzo? Sì. L'ha sentito parlare? Senta, noi non possiamo conversare. Io converserei, mi creda, volentieri con lei, ma non in questa sede. Io vorrei sapere perché non ha preso in esame delle possibilità alternative, se ritiene di rispondermi, nel momento in cui mi ha detto un minuto fa di sentirsi abbandonato. Allora non rispondo. Va bene, la ringrazio lo stesso. Alessandro Monteleone per il Redimiro, un'unica domanda. Signor Savi, lei... ha detto poc'anzi che ad un certo momento decise di ammettere determinati fatti dopo che la stessa cosa fece suo fratello. Ecco, se io non vado errato, lei è stato arrestato il 23 o il 24 di novembre? 24. Il 24 novembre del 1994. Quando lei e in che forma ha appreso, giorno più o giorno meno, che suo fratello aveva reso delle dichiarazioni confessorie e quindi quando si è determinato ad ammettere certi fatti? Durante il primo interrogatorio con il dottor Spinosa. Il dottor Spinosa usciva continuamente dalla stanza, telefonava al... non so se telefonava, mi dice che mio fratello era a Verona o che era a Trieste, non mi ricordo quale città mi abbia detto. E rientrando nella stanza mi diceva: tuo fratello sta dicendo questo, questo e questo, parla perché altrimenti non arrivi a avere niente, non arrivi a avere benefici, non arrivi a avere niente. Sì, e in quella circostanza io cominciavo a prendere che mio fratello stava dicendo le cose
Infatti mi diceva, ogni cosa storta che dicevo mi veniva detto, guarda che la sta confessando in quest'altro modo, sta dicendo così, te stai raccontando delle bugie, questo, io mi adeguavo. Scusi signora Fabio, questo a grandi linee, non pretendo una precisione in termini di ore, ma quanto tempo dopo il suo arresto? Alcuni giorni. Alcuni giorni, la ringrazio, non ho un'altra domanda. Cassola, le volevo chiedere questo, lei ha detto che non conosceva personalmente queste entità con le quali aveva rapporti suo fratello. Queste entità sapevano di lei, delle sue capacità, di quello che lei era in grado di fare? In che senso delle mie capacità? Io vorrei che prima lei mi rispondesse a questa domanda. Quanta conoscenza avevano, gliela sto riformulando, quanta conoscenza avevano queste entità del fatto che lei c'era, che lei faceva di copertura a suo fratello ed eventualmente che lei aveva altri compiti? Quali altri compiti? Ho capito. Allora faccio la domanda successiva. Lei ha detto che alterava le armi, che sulle armi le ha fatto una serie di interventi. Voglio sapere se di questo intervento sulle armi, che poteva significare anche che le armi diventavano più riconoscibili o meno riconoscibili, questa entità era consapevole. Non era consapevole, io l'ho fatto per un semplice motivo, perché come anche la voglia di andarmene c'era, e se non l'ho fatto è stato solamente per mia volontà, c'era anche la possibilità che le mie armi fossero state adoperate e di conseguenza una forma per tutte le armi, una forma per... L'ho fatto quando non l'avrei dovuto fare, ho avuto voglia di scappare, di andare via quando non l'avrei dovuto fare. Lei perciò aveva una consapevolezza del fatto che queste persone si affidavano alle sue armi, comunque esse fossero state modificate, comunque esse fossero state oggetto di attività? Le mie armi sono sempre state in perfetto ordine, perfettamente curate. Questo era conosciuto sul mercato, questo fatto? Io le sto facendo una domanda specifica. Le risulta che queste persone sapevano che lei modificava le armi e se le risulta, se, perché queste persone si fidavano delle modifiche che lei faceva alle armi? Se mi lascia, questa è la domanda. Se mi lascia rispondere, glielo dico. Se mi interrompe, non glielo dico. Allora, le mie armi sono sempre state tenute in perfetto stato, per il fatto che erano sempre oliate, pulite e tutto quanto. La lavorazione, l'unica modifica, manomissione che io ho fatto alle mie armi è stato alcuni giorni prima dell'arresto ed Eva Micola, se vorrà confermarlo, lo potrà confermare perché era presente. Lei ha sentito in quest'aula, se non sbaglio, il dottor Farneti dire che subito dopo Santa Maria delle Fabbrecce, perciò agosto 91, le pistole ebbero delle modifiche. Quelli si parla delle due berrette 98F. Stiamo parlando di armi in generale. Io sto parlando delle mie armi, quelle non sono armi mie. Io parlo delle armi mie, intestate a mio nome, registrate a mio nome. Benissimo, io penso che lei mi abbia già risposto, grazie. Bene, altre domande da parte dei difensori? Nessuna, grazie. Allora prima di concludere, lei la volta precedente ha fatto accenni specifici alla posizione della signorina Micola. Se vuole aggiungere qualche cosa in questa sede, ha parlato, no, io quello è un capitolo lungo se dobbiamo parlare, quindi si parla di siluri andati a vuoto, io non ho siluri, a me che Eva Micola vada in galera o stia fuori, a me non mi interessa. L'importante, quello, l'unica cosa che mi interessa è che smetta ad operare il mio nome per i suoi scopi, tutto lì. Benissimo. Io ho già lasciato delle dichiarazioni a dottor Paci in un verbale, se volete farmi delle domande sono qui. No, non ho altro da lei che voleva aggiungere qualcosa sul ruolo, sulla partecipazione, sulla conoscenza di questa signorina. Siccome quello è stata che dovevo sentita, dire l'ho detto. Benissimo, grazie, si può comandare. Allora, vediamo le ultime richieste, prima che la Corte si ritiri, ai sensi del 507. Presidente, il pubblico ministero richiede che siano acquisiti 51... tra documenti, verbali di prova di altro procedimento che mette a disposizione. Le parti nel frattempo le hanno viste, hanno potuto constatare. Adesso sono... Almeno un elenco, sono... I tempi sono stretti, quindi vediamo un po' se riusciamo in via. Sono tutti documenti già presenti agli atti del fascicolo del pubblico ministero, quindi tutti assolutamente noti. Ad eccezione degli ultimi quattro documenti che sono nell'ordine,
la consulenza tecnica eseguita da Francesco Paolini sull'altezza del rapinatore fotografato il 21 marzo 1994 all'Agenzia Stadio. Il foglio prego signor. No, la Stadio Sant'Egidio. Poi il foglio matricolare è caratteristico di Mosca Antonio, da cui si evincono le malattie precedenti all'agguato. La sentenza numero 199 del giudice per le indagini preliminari dottor Cetro, depositata l'8 di febbraio a carico di Eva Micula, ed infine le dichiarazioni spontanee rese da Fabio Savi nel corso del procedimento 172-96, sono le famose dichiarazioni a cui ha fatto cenno. Le dichiarazioni spontanee che ha reso Fabio Savi formano oggetto di un diverso procedimento penale e vengono depositate in quanto dichiarazioni spontanee. Queste sono le richieste. Per quanto riguarda le altre richieste di prova, sono le stesse che ha avanzato il pubblico ministero nei confronti, appunto, per la consulenza esplosivistica, che ci sono qua i consulenti del pubblico ministero, chiede che siano sentiti, e i testi per l'agenzia ai danni delle poste di San Vito. Chiede altresì il pubblico ministero una serie di sequestri conservativi. Sintetizzando i documenti, il pubblico ministero ha detto tutti quelli che sono già con... Sì, sono dall'1 al... Depositati. Dall'1 al 47 sono documenti che erano già acquisiti nel fascicolo del dibattimento. La sentenza... Un elenco, magari. No, in sintesi sono sono tutte le auto rapinate con scheda SIP, i turni di servizio di Alberto Savi, le dico velocemente. È al computer. Faccio abbastanza in fretta. La sentenza contro Merli, gli atti circa il rinvenimento di esplosivo a Pesaro e il furto nella cava, il passaporto di Squarcialupi, alcuni articoli di giornale dell'87, l'annotazione a cui ha fatto cenno di Giorgio, l'assistente di Giorgio, circa le guardie giurate di Bellaria, questo che cos'è? Il colore dell'auto di Savi Fabio era una Malfetta blu, la polizza assicurativa della stessa auto. Ci dia l'elenco. Vedo l'elenco e lo consegno alle parti. Sintetico, in modo che così. Per quanto riguarda le richieste di sequestro conservativo, il pubblico ministero chiede che la Corte metta sequestro conservativo sulle somme che a qualsiasi titolo sono dovute dall'amministrazione del Ministero degli Interni, sugli emolumenti dovuti a Savi Roberto, Savi Alberto e Gugliotta Pietro. Si tratta di somme dovute per le liquidazioni, stipendi, quello che ancora devono avere gli imputati dall'amministrazione dell'interno per la parte che è evidentemente sequestrabile. Chiede altresì il sequestro conservativo sugli immobili di Savi Fabio e di Savi Roberto. Fino alla montare di? Perché il sequestro conservativo prevede... Presidente, qui ci sono 50... Non è giudiziario, quindi lei deve... Fino alla somma di dire 2 miliardi. Va bene. Allora, per quanto riguarda le altre richieste, loro confermano, l'avvocato Gualtieri, quelle già... quelle del pubblico ministero? Testi di San Vito, pubblico ministero, sintetizzi, abbia pazienza, perché stiamo annotando, sì. Pubblico ministero, prego. Per i sequestri conservativi? No, prima. Avevo chiesto appunto i testi della rapina di San Vito del settembre dell'88 e che vengano ascoltati. Sono presenti? Sono presenti, sono stati citati, non so se sono presenti, e la consulenza dei periti esplosivisti sulla comparazione tra i diversi tipi di esplosivo di cui oggetto di imputazione e ciò che è stato sequestrato nelle abitazioni degli imputati, alla comparazione con fatti dove si è sempre risultato lo stesso tipo di esplosivo. Va bene. Quindi l'audizione di questi consulenti. Avvocato Monteleone.
Alessandro Monteglione per Eredi Mirri. Lei mi ha chiesto il confronto. Sì, ma io in questa sede, Presidente, per scrupolo, mi associerei come parte civile alla richiesta di sequestro conservativo avanzata dal pubblico ministero, sotto il profilo proprio formale. Va bene. Altre richieste non ci sono. Sequestro su tutti i beni indicati dalla pubblica accusa. Tutte le parti civili. D'accordo. D'accordo. Presidente, sarà possibile fare una richiesta ai sensi del 507? E questo è il momento. Io volevo chiedere la missione come test del signor Rossi, che è il direttore del poligono di tiro di Rimini, sulla presenza di Alberto Savi e anche Fabio Savi e sull'eventuale abitudine di Alberto Savi di raccogliere i bossoli. Mettiamo questa cosa. Poi c'era quella dell'avvocato Gugliotta sulle sì. Accertamenti patrimoniali. Benissimo, non abbiamo altro? Vogliamo controllare se sono presenti i test? Intanto. Vabbè. C'è uno che si distrae un attimo. Dica, avvocato, prego. Allora, io chiedo, dal momento, vorrei specificare un attimo la ragione. La nuova tesi difensiva degli imputati, a mio avviso, impone un minimo di accertamento per garanzia loro e tranquillità delle parti civili. Dal momento che la originaria versione resa pubblico ministero per cortesia. Sì, sì, pubblico ministero per cortesia. Cioè l'originaria versione resa da Roberto Savi era, a mio avviso, questa è una valutazione, notevolmente suffragata dalle dichiarazioni della moglie Ceccarelli, dichiarazioni confermate dinanzi alla Corte, poiché vi è contrasto fra le dichiarazioni dell'imputato e le dichiarazioni dell'atteste, e questo contrasto assume particolare rilevanza ad avviso di questa parte civile con riferimento alla nuova versione difensiva che è arrivata alla fine del dibattimento, perché gli imputati hanno fatto questa scelta che noi non possiamo né intendiamo censurare. Quindi chiedo che venga disposto, che la Corte voglia disporre, proprio perché ci sono tutti i presupposti del 507, proprio perché, ripeto, questo contrasto si è ulteriormente evidenziato, quindi attiene proprio al tema della decisione. Disporre cosa? Il confronto Ceccarelli Roberto Savi al dibattimento e anche Angelini Fabio Savi, anche se poi ci potrebbero essere quei problemi che sappiamo. Il collega Zito ha prodotto la sentenza Macauda ai fini di mettere in difficoltà la tesi di Roberto Savi, che dice di aver conosciuto Macauda quando già Macauda era detenuto. Io chiedo che la Corte mi autorizzi comunque a produrre una piccola rassegna stampa proprio con particolare riferimento a un settimanale che si chiama Avvenimenti, che ha dato un'amplissima ricostruzione del caso Macauda con depistaggi. Siccome io ritengo che l'imputato potrebbe aver attinto da Avvenimenti e da alcuni articoli a firma Roberto Canditti apparsi in questi ultimi due anni sul Carlino Bologna, chiedo che la Corte mi autorizzi alla produzione nei tempi più rapidi che potrò, perché la rassegna è difficile. Grazie. Va bene, grazie. Una rassegna stampa non può essere introdotta negli atti di un procedimento penale. C'è opposizione, la Corte valuterà. Certo, ma non ci sono questi testimoni, vuole controllare come si chiama il pubblico ministero? E se fossero presenti potremmo, dato che abbiamo iniziato con ritardo, sentirli subito. Sì, ci deve essere il testo di San Vito. Ma dato che abbiamo iniziato con un po' di ritardo, possiamo vedere se...